Eccoci ritrovati allora per questa seconda parte, chiamiamola così, di introduzione al nuovo secolo, il 1800. Abbiamo visto la fine che ha fatto Napoleone Bonaparte, il ritorno in Francia quindi di una sorta di normalità. Vediamo però cosa accade in Europa. In Europa siamo, diciamo, in un momento di stallo, o meglio in un momento di cambiamenti però che tornano indietro. Noi abbiamo sempre visto che quando parliamo di cambiamenti storici abbiamo delle novità, abbiamo qualcosa che porta avanti, abbiamo delle rivoluzioni appunto. Questa volta dobbiamo fermarci e tornare un attimino indietro. In realtà tutto quello che abbiamo visto del Settecento, che ha portato delle grosse novità, in questo momento si appiattiscono e ritornano ad essere ferme. Siamo nel 1815, abbiamo visto quindi con la fine di Napoleone, l'ultima sua battaglia, il suo esilio e la sua morte, e gli altri regnanti europei, gli altri, diciamo, grandi capi degli stati europei, ricordo sempre i principali: Austria, Gran Bretagna, Prussia, Russia, Spagna. L'Italia non la contiamo perché l'Italia è divisa tra tutti quanti, quindi ancora non la dobbiamo contare. È parte, è una sorta di piccola colonia di tutti gli altri stati. Vivono un momento di appunto stallo. 1815 avviene una cosa nuova, avviene il congresso di Vienna, dove gli ambasciatori e i ministri di quegli stati che abbiamo nominato si incontrano e di nuovo fanno la restaurazione. Cosa vuol dire restaurare un mobile? Vuol dire farlo ritornare a come era in origine, è stato rovinato, magari è stato bagnato. Noi lo restauriamo per farlo tornare come nuovo. Questi signori qui fanno la stessa cosa con gli stati europei. Hanno avuto Napoleone, che ha cambiato quello che a loro non volevano, che a loro non andava bene, hanno eliminato Napoleone, fanno ritornare i loro stati come vogliono loro, restaurano appunto. Allora, attenti, abbiamo visto quest'anno, seconda media, 1492 scoperta dell'America, vi ricordate, spero, inizio età moderna, avevamo detto, questo grande cambiamento convenzionale che si conclude proprio nel 1815 con il Congresso di Vienna. Quindi questo lunghissimo periodo che abbiamo visto tutto l'anno di moderno, di nuovo, fa sì che nel 1815 si blocchi e, diciamo, la facciamo durare per circa un secolo, 1915, poi appunto l'anno prossimo rivedremo i passaggi. Cosa accade nel 1900? Scusate, cosa accade in questo secolo? Accade l'età della restaurazione, dove tutti sono impegnati appunto a ritornare indietro. Allora, la pagina 297, pagina 297, vediamo che i rappresentanti degli stati europei, e lo vedete anche nel quadro presente sul vostro libro, si riuniscono a Vienna allo scopo di dare all'Europa un nuovo disegno. Il congresso, che ha inizio alla fine del 1814, si conclude nel 1815 in giugno. A Vienna si presentano i rappresentanti di tutti gli stati europei, per i quali gli austriaci organizzano banchetti, feste da ballo ed eventi mondani. In realtà non è stato un congresso come immaginiamo noi, dove si sedevano, parlavano, discutevano e basta. Era un insieme di vari incontri, spesso e volentieri informali. Le decisioni però principali vengono prese da quegli stati che ho detto prima: Austria, Russia, Prussia e Regno Unito. Anche la Francia avrà la sua parte principale, perché è vero che era stata sotto Napoleone, ma era anche vero che una volta che avevano consegnato Napoleone agli inglesi ha potuto sedersi al tavolo di questi banchetti, e questo grazie soprattutto al ministro degli esteri Charles Maurice de Talleyrand, che potete vedere anche sotto nel disegno, in particolare è l'ultimo quadrato che vedete a pagina 297, quello messo di profilo che guarda gli altri. Cosa accade quindi in questo congresso? Che Austria, Russia, Prussia conservano e rafforzano il loro regime assolutistico, il loro antico regime. I loro re, i loro governanti ritornano a sentirsi importanti come prima. Inoltre viene cosiddetto sviluppato il principio, si chiama così in storia, principio di legittimità, che vuol dire che sui troni di questi stati, e anche quindi in Italia, che era appunto nel momento prima una piccola succursale degli altri stati, ritornano sui troni, quindi a regnare, i sovrani delle dinastie che avevano diritto a regnare. L'altra cosa molto importante è il principio di equilibrio. Questo è importante perché lo vedremo anche per la prima guerra mondiale, quindi il prossimo anno.
Cos'è il principio di equilibrio? Il principio di equilibrio era cercare di ridisegnare la carta dell'Europa in modo che nessuna potenza, nessuno quindi Stato, potesse essere minacciato o potesse minacciare gli altri Stati, gli altri paesi. E proprio nella pagina 298 vedete una stampa satirica francese che raffigura la spartizione del territorio avvenuto durante il Congresso di Vienna. Ok. Allora, facciamo un piccolo salto e adesso guardando la cartina di pagina 299 cerchiamo di vedere a livello geografico che cosa succede, che cosa cambia, i cambiamenti diciamo territoriali. Allora, la Francia ritorna ad essere quello che era prima, si ridimensiona in realtà rispetto a Napoleone. La Gran Bretagna era interessata sempre solo a una cosa, avere il dominio sul mare. In realtà ce l'ha praticamente per tutto anche il secolo del Novecento. Ottiene in più diverse basi strategiche come Malta, come il Capo di Buona Speranza che è in Sudafrica e come l'isola di Ceylon che invece è in Asia, vicino all'India. Tutto questo lo troviamo a pagina 299. La Prussia ampliò la sua estensione territoriale, quindi inizia ad aumentare e diventa un importante nuovo Stato che avrà delle parti diciamo fondamentali anche più avanti. L'Austria acquistò dei territori in Germania, nei Balcani e soprattutto in Italia. E arriviamo proprio all'Italia, la cartina grande che vedete sotto, dove vi rendete conto che ancora una volta viene spartita come se fosse semplicemente un pezzo di pane, un po' uno, un po' l'altro. Le parti che ci interessano di più sono quelle a nord, in particolare quella viola, chiamata Regno Lombardo-Veneto, e voi capite che parliamo della Lombardia e del Veneto, che è austriaco, della famiglia degli Asburgo, quindi è territorio austriaco, ritorna ancora una volta territorio austriaco. Mi interessa la parte verde, Regno delle Due Sicilie, che è in mano alla dinastia dei Borbone, quindi siamo spagnoli, ok? E già avete capito, lo Stato della Chiesa prosegue con i suoi territori, con le sue situazioni, Granducato di Toscana. Il Granducato di Toscana diventa un territorio molto importante, molto prestigioso, ma è per motivi ereditari in mano a un figlio dell'imperatore austriaco, quindi anche questo austriaco. E poi abbiamo in azzurro il Regno di Sardegna, che in realtà è quell'unica cosa che rimane ancora un po' italiana, quindi d'origine francese sì, la dinastia Savoia, ma sarà proprio da qui che avremo il nucleo centrale dell'ultimo passaggio che faremo di quello che noi chiameremo Risorgimento, e vi spiegherò a breve che cosa significa Risorgimento. Quindi ancora una volta vedete l'Italia come è stata divisa, come è stata anche tenuta dagli altri regnanti, sempre come posto strategico. C'è però un però, e lo troviamo a pagina 301, dove il libro vi dice la restaurazione impossibile. Perché questa restaurazione è e sarà impossibile? Semplicemente perché avviene dopo che cosa? Dopo la rivoluzione americana, industriale e soprattutto francese. Quando le idee di libertà, di indipendenza, di cultura, di illuminismo, di voglia di cambiare, di emergere, sono importanti, sono già circolate, sono già andate. Ricordiamo che Napoleone ha portato comunque in giro questi principi, aveva fatto il codice civile, aveva aperto le scuole, quindi c'era una ventata di aria nuova e quindi in realtà il popolo e la società si scontra con questa situazione e la restaurazione non sarà così facile come pensano i governanti che si sono ritrovati a Vienna a cantare e a divertirsi. E vedremo proprio come tanti stati, Austria in particolare, Ungheria e anche l'Italia, che si trovano sotto il potere austriaco, ma sono tre paesi completamente diversi, avranno voglia di rivalsa, avranno voglia di patriottismo. E vedremo quindi ancora una volta come cambia la situazione. Quindi questa restaurazione che non in realtà avviene secondo le regole che avevano dettato i politici. Qual è l'altro grande nemico della restaurazione? Lo troviamo a pagina 303, è un nemico simbolico, un nemico culturale ed è quel nemico che diciamo in filosofia viene chiamata nazionalismo. Cosa vuol dire nazionalismo? Vuol dire far sentirsi parte di una nazione che ha una comunità, che vive nello stesso territorio, con quei confini segnati, con una stessa lingua, una stessa cultura, una stessa storia, una stessa religione. E quindi chiaramente nel popolo c'è il fermento di questa coscienza nazionale, perché facciamo l'esempio italiano, abbiamo
visto il regno lombardo-veneto era stato assoggettato dagli austriaci, ma non erano austriaci, erano molto diversi dagli austriaci che vivevano e vivono in Austria. È quello quindi che cambia, è questo il fermento che inizia a sentirsi. Noi lo vedremo, l'avete già sentito voi quest'anno quando fate insieme ai ragazzi di terza il lavoro, per esempio, sui promessi sposi di Alessandro Manzoni, racconterà proprio in maniera censurata, in maniera nascosta, il nazionalismo del regno lombardo-veneto sotto il potere austriaco. Ecco, questo discorso di questo nazionalismo, di questo patriottismo, però lo possiamo trovare in tutti gli stati europei, ed è per quello che vi dico che la restaurazione sarà impossibile. Lo troveremo per esempio nei greci, lo troveremo nei serbi, nei belgi, nei rumeni, anche nei tedeschi stessi, che non erano tedeschi, non esisteva la Germania, esisteva il regno o impero austriaco, che era chiamato anche dell'Austria-Ungheria, quindi ancora diverso. Esisteva la Prussia, ma erano due entità diverse, erano separate. Quindi capite come la restaurazione sia così sulla carta, ma non nella realtà. Va bene. L'ultimo passaggio che facciamo, però facciamo un grande salto alla pagina 316-317, ed è come si era diffusa la rivoluzione industriale in tutta Europa. Noi abbiamo visto che nel Regno Unito era avanti anni luce rispetto a tutti gli altri, grazie a tutte le cose positive, grazie anche al boom della ferrovia che porta ovviamente ricchezza, per cui il Regno Unito arriva ad essere nel 1800, anni 20, anni 30 del 1800, il Regno Unito è interamente collegato dalla rete ferroviaria, per cui pensate un po', invece nel resto d'Europa la ferrovia non esisteva ancora, per cui ecco una nuova positività anche del Regno Unito. Quando finalmente la rivoluzione arriva in Europa, il Regno Unito è già avanti anni luce, però diciamo che anche in Europa inizia un piccolo fermento, almeno con la cosiddetta produzione dei beni di investimento, quindi le materie prime, i macchinari come i binari, le locomotive, e quindi si era cercato di motorizzare, di meccanizzare un po' tutto quello che aveva a che fare con l'artigianato, con i trasporti, con l'industria, proprio per spostare le varie questioni. Ecco, quindi io vi saluto, non abbiamo altro, a pagina 317, giusto per darvi un'idea, guardate come sono vestiti nel 1800 le persone, e basta, avevo concluso qui, ci vediamo con un ultimo argomento, che sarà appunto il Risorgimento, e basta, statemi bene.